Dai circuiti nei nostri dispositivi al design delle nostre scarpe siamo circondati da oggetti brevettati. Anche i semi usati in agricoltura possono esserlo. Ma come si può brevettare una cosa viva? E per quale motivo? Scoprilo in un minuto. Il primo brevetto su un organismo vivente risale al 1873, quindi brevettare innovazioni biologiche non è una novità. Come per qualsiasi brevetto, il rilascio avviene per qualcosa di innovativo e utile che non può essere ovvio. Così non si può brevettare il grano, ma si possono brevettare semi di grano selezionati e modificati per ottenere caratteristiche uniche. Gli agricoltori hanno un'ampia varietà di semi disponibili gratuitamente, ma per il valore fornito, in molti scelgono semi brevettati. Il loro sviluppo richiede sforzi e spese considerevoli, quindi ai titolari di brevetto viene garantito un periodo, solitamente di 20 anni, in cui le innovazioni non possono essere copiate, ma i semi, in quanto tali, sono facili da copiare. Perciò, agli agricoltori che acquistano semi brevettati, si chiede l'assenso a non conservare i semi delle loro colture per la risemina o la vendita. Come per un abbonamento di musica in streaming, si acquista il diritto di ascoltare ma non di vendere, copiare o trasferire i brani ad altri. I brevetti incentivano gli investimenti in ricerca e sviluppo, supporto per una crescente innovazione e potenziale spinta verso scoperte che migliorano la nostra vita, non solo in azienda ma in ospedale, nella vita pubblica e privata. Era molto da raccontare in un minuto. Se hai ancora domande, visita discover.monsanto.com.